Ragazzi, eccoci al primo skatepark di Padova. Questo è uno di quegli skatepark che a me piacciono molto perché, per prima cosa, c'è una grande parte di questo piazzale in ombra. E questa cosa non è scontata perché in tante città, come per esempio a Firenze o comunque anche a Schio, lo skatepark è costantemente al sole. E d'estate questa cosa, secondo me, è la cosa più importante in uno skatepark. Allora ragazzi, lo skatepark è suddiviso in due livelli, uno superiore e l'altro inferiore. Questa è la mia struttura preferita in assoluto, che è un bank to rail, secondo me introvabile in Italia perché non l'ho mai visto ed è veramente una struttura rara. A sinistra invece troviamo la struttura con la canadese, rail tondo, muretto in discesa da ambe le parti e una piramide che in realtà è un po' piccola, quindi bisogna dosare la velocità. Ma un dettaglio positivo su questa struttura è il bump qua sopra. Continuando da questa parte troviamo la zona transizioni con un quarter basso di fianco a uno un po' più alto, bank e quarter. Anche questa struttura, ragazzi, è stupenda perché, essendo molto larga, hai tutto lo spazio che vuoi per fare i trick. Inoltre anche questo quarter, con il dettaglio di avere un gradino un po' più indietro, è stupendo e difficilmente l'ho trovato in uno skatepark qui in Italia. Passiamo invece alla zona street con rail tondo e China Bank con dei mani pad in linea. Anche questa è una struttura molto interessante perché è un China Bank fatto veramente bene, spazioso, dove hai tutto il tempo che vuoi per fare i trick. Unica pecca è questo dettaglio del mani pad tagliato dalla rampa, che però in realtà può essere una struttura proprio pensata per questa tipologia di trick, quindi dei mani dove vengono chiusi con un trick dentro il bank. Passiamo adesso alla parte superiore dello skatepark, dove troviamo questo rail in discesa, non troppo alto, quindi molto bello per provare i primi trick. Mentre da questo lato c'è il rail un po' più alto, quindi diciamo il big rail dello skatepark, che però, non avendo le scale, fa meno paura di un rail normale. C'è poi questo piccolo handicap che può essere utilizzato da entrambe le parti. Anche la rincorsa è perfetta, molto ampia, lunga, senza ostacoli e che ti permette quindi di utilizzare questa struttura anche come gap. Questi due livelli sono collegati dal box lunghissimo che finisce in questa rampa curva. Anche questa mi piace tantissimo perché ti permette di fare un sacco di trick sia da questo lato dello skatepark dentro la rampa, sia il contrario, e sia può essere utilizzata come rincorsa per arrivare alle scale e al rail. Passiamo ora alla struttura finale dello skatepark, dove troviamo questi due ledge, piano, discesa e le scale. Nonostante sia la struttura più grande dello skatepark, non fa troppa paura perché i muretti sono abbastanza larghi e anche abbastanza lunghi, quindi hai tutto il tempo per provare il trick. Inoltre, da questo lato, non essendoci le scale, fa anche meno paura provarli. Ma ragazzi, la cosa più interessante di questa struttura è che è ispirata allo spot Hub Hideout di San Francisco. 6 scale e il muretto che ha questa piccola sporgenza laterale tipica di quello spot. E questa cosa, secondo me, è stupenda perché comunque riportare uno spot della storia dello skate mondiale in Italia è bellissimo. Poterla skateare qui è una cosa che non tutti gli skatepark hanno. Tour dello skatepark completato. Ragazzi, devo dire che è uno skatepark molto diverso dagli skatepark dove sono stato. Si vede che ci sono state delle strutture pensate per essere uniche, almeno in questa zona.
È uno skatepark dove si può skateare anche di sera, quindi pulsante per le luci in entrata. Ragazzi, scrivetemi nei commenti quali altri skatepark volete vedere. Proverò ad andarci. Nei prossimi mesi voglio portare dei contenuti più simili a questo, quindi dove vi mostro direttamente lo skatepark in tutte le sue parti, anche gli spot.